こんにちは、泉です。Oggi parlo delle particelle finali ne e io, それから io ne. Queste particelle sono molto importanti perché con queste possiamo dare il sentimento in più della frase affermativa. Comunque, nelle frasi giapponesi la cosa importante è finale. Per esempio, これは本です。Questo è un libro. Affermativa, これは本ではありません。Negativa, che cambia finale. これは本ですか? E la frase interrogativa, che mettiamo ka finale. Perciò, quando facciamo la conversazione in giapponese, per forza bisogna ascoltare quello che dicono gli altri fino alla fine, altrimenti non si sa che cosa vuole dire. Perciò aggiungere una particella proprio alla fine della frase, per esempio, これは本ですね o これは本ですよ o これは本ですよね. Questo modo cambia ogni volta il senso della frase. Queste particelle sono chiamate shujoshi e poi ci sono tante altre varietà, ma yo, ne, yo, ne sono usate molto nella lingua giapponese. In più sono più facili rispetto alle altre particelle finali, perché quelle altre particelle finali spesso sono usate per dare un tocco della personalità più maschile o più femminile e più ganzo, più forte o più elegante, eccetera. Nel video vi spiego i significati rappresentanti di yo e ne e yo ne. E poi vediamo insieme le frasi. Seguitemi fino alla fine! Vediamo insieme tre significati rappresentanti della particella yo. 1. Chiamare attenzione. 2. Dare il tono predicatorio. 3. Il rafforzamento. Vediamo le frasi. Ah, o saifu otoshimashita yo! Ah, le è caduto il portafoglio. In questo caso chiamo l'attenzione per qualcosa che quell'altra persona non se ne è accorta. Motto undoshita hoga ii desu yo. Sarebbe meglio fare più ginnastica. Questo un poco il tono predicatorio che io do il consiglio perché adesso stato di quell'altro non va bene. 3. これ使わないでよ。使わないで significa imperativo gentile negativo, quindi non usare questo. 使わないでよ、questo よ è proprio metto mio sentimento forte, rafforzare il significato. Quindi, come sentite, io si usa qualcosa che io so e quell'altra persona non lo sa. Invece la particella ne si usa soprattutto per empatia e per la conferma e chiamare attenzione, ma facendo più gentilmente. Vediamo. Atsui desu ne. So desu ne. È caldo, eh? È vero. Atsui desu. Si sa già entrambi, quindi parlando di queste cose con ne, io e l'altra persona condividiamo la stessa sensazione verbalmente e questo chiama l'empatia. L'empatia è una cosa molto importante nella lingua giapponese. Mo kaette mo ii desu ne? Posso andare via già, è vero? Questo ne è soprattutto per la conferma. Quello che penso io lo pensi anche tu, è vero? Quindi in italiano sarebbe meglio tradurre è vero? Invece, per chiamare l'attenzione più gentilmente di io, possiamo usare これ間違っていますね. Qui si può dire anche 間違っていますよ. Significa questo è sbagliato. Con la io piuttosto che io so. Tu no, quindi faccio notare questa cosa, ma invece 間違っていますね
Significa che lo sai anche tu, ma penso che questo è sbagliato, quindi alla fine risulta più gentile. Quindi tra io e ne, grande differenza è che ne chiama la empatia, invece io chiama l'attenzione. Invece io ne è la particella che è fatta con la io e ne insieme, ma siccome la finale è ne, il significato è molto simile a quello di ne, cioè l'empatia e la conferma. Per esempio, Kimura-san te kakko ii yo ne? Kimura-san è bello, è vero? Quando dico così, io penso che Kimura-san è bello, voglio sentire anche dall'altra persona che pensa come me. Oppure, Ashita no kaigi wa 9 kara desu yo ne? Riunione di domani comincia alle 9, è vero? Anche in questo caso voglio avere la conferma dall'altra persona di quello che penso io, se è giusto o no. Queste due frasi si possono dire anche semplicemente con ne. Kimura-san wa kakkoi ne. Ashita no kaigi wa 9 kara da ne. Solo semplicemente chiedo la conferma, ma meno significato di condivisione, che io penso così, anche tu pensi così, vero? Specie però si può usare solo yo ne in questo caso. Kaigi wa 8 kara ja nakute 9 kara da yo ne. Io sono certa che comincia alle 9, ma non alle 8. Quindi voglio avere proprio la conferma di quello che penso io. In questo caso solo yo ne che si può usare. Allora a questo punto voglio pensare di una cosa insieme a voi. Quando io chiedo a mio allievo, Genki desu ka? Stai bene? Se lui mi risponde, Genki desu yo? Questo lo fanno anche tanti. Secondo voi è giusto? Allora, in questa cosa non c'è uno giusto o uno sbagliato, però la mia sensazione, io ricevo questo messaggio di Genki desu yo? Sto bene con la io, ho una impressione che forse tu non lo sai, ma ti dico che io sto bene. Questo messaggio, se lui vuole dire proprio così perché io rompo a chiedere, ma stai bene? Allora, ok, è giusto quello che vuole trasmettere il messaggio. Ma invece semplicemente vuole dire sì, sto bene. Magari attaccando io pensando che è la frase più carina, allora sarebbe meglio non metterla. Come vi dicevo, io ho il ruolo di dare l'informazione, chiamare attenzione che quell'altra persona non lo sa. Quindi usarne tanto quando non c'è bisogno dall'aria di prepotenza significa che io so, tu no. Quando comunichiamo nella lingua non proprio tua, la cosa più importante è comunicare il messaggio come pensi tu. Cioè, il pensiero e il messaggio devono essere uguali, altrimenti questa comunicazione è sbagliata. Il mio consiglio è che la particella io finale la usate con cautela e non ne abusate troppo. Facciamo gli esercizi. Pensiamo insieme che particella finale ci va alla conversazione. 1. Kore wa anata no desu ka? Questo è tuo? Iie, sore wa Kimura-san no desu. Qui ci mette yo. Iie, sore wa Kimura-san no desu yo. Per chiamare l'attenzione che io so che tu no. Quindi qui ci sta bene io. Ni, ashita umi ni ikimasen ka? Ii desu. Ikimashou. In questo caso sarebbe più naturale mettere ne. Ii desu ne. Ikimashou. Questo ne è proprio per empatia. Che bello, andiamoci. Alternativa è che ii desu yo. Ikimashou.
In questo caso, yo significa la mia approvazione. Quindi, quell'altra persona mi fa una proposta, io lo accetto. いいですよ。3. この T シャツ M サイズはありますか？はい、あります。こちらです。La risposta è yo. Hai, arimasu yo. In questo caso yo va benissimo perché il cliente chiede alla commessa se c'è la taglia M, quindi non lo sa. Evidentemente la commessa può usare yo per dire la informazione che lui non lo sa. Spero che a questo punto l'idea del shūjoshi vi è più chiara. La lezione di oggi finisce qui. Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuna lezione. Ciao, a presto!